Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ox e oggi sono qui per fare un video che non ho mai portato sul mio canale ed è un video dedicato ai miei regali di compleanno, in quanto il 6 febbraio ho fatto ben 21 anni. Mi sento un po' in imbarazzo perché il compleanno per me non è stata mai una festa super mega importante, tant'è che non ho neanche festeggiato i miei 18 anni, cioè non ho mai festeggiato i miei compleanni, magari prima di 15 anni sì, però dopo no, e non so neanche per quale ragione, però ho sempre preferito dare che ricevere qualcosa al mio compleanno, e quest'anno infatti l'ho fatto. Se avete visto il mio video su TikTok sapete di cosa sto parlando. Comunque un sacco di voi mi hanno chiesto di fare questo video e devo dire che i miei carissimi amici quest'anno mi hanno veramente riempita di doni super super belli che non vedo l'ora di farvi vedere. È palese che non lo faccio per vantarmi, bla 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 bla, sapete già queste lunghissime introduzioni. Quello che faccio è semplicemente condividere con voi quello che ho ricevuto senza alcun scopo se non quello di intrattenervi, e sono super super grata per ogni singolo pensiero, per ogni singolo regalo che ho ricevuto, quindi ringrazio veramente di cuore tutti quanti perché mi ha fatto veramente un sacco piacere. Devo dire che in questo video ci saranno un sacco di profumi perché la gente si è presa molto bene con questa mia nuova ossessione, quindi mi hanno riempita di profumi dei quali ho chiesto io ai miei genitori, ed è questo qua che si chiama Delina di Parfums de Marly, che io adoro follemente e lo volevo un sacco per due ragioni. Apriamolo insieme. Allora, questo è un profumo che sa di un bouquet di rose, è super fresco, molto femminile, molto elegante come profumo. In realtà l'ho scelto proprio perché è una di quelle profumazioni che voglio utilizzare quando mi sento particolarmente femminile, elegante, donna. Almeno queste sono le associazioni che esistono nella mia mente quando annuso questa fragranza, che non pensavo mi potesse piacere, però dopo aver provato svariati campioncini mi sono resa conto che è una fragranza buonissima, che mi piace tantissimo, che dovevo assolutamente avere. E visto che ho fatto 21 anni, quindi sto diventando sempre più donna, per me era un profumo abbastanza simbolico, ma soprattutto la sua confezione mi ha colpito tantissimo, in quanto quando lo finirò probabilmente lo terrò per sempre come ricordo, perché è la cosa più meravigliosa, più bella, più royal che io abbia mai visto in vita mia. Infatti guardate quanto è bello, ragazzi, cioè è meraviglioso. Sicuramente lo terrò esposto da qualche parte perché anche esteticamente dà un tocco di eleganza a qualsiasi posto in camera. Quando ve l'ho fatto vedere su Instagram, molti di voi mi hanno scritto che lo utilizzavano e io lo amo alla follia, e per me è stato un regalo super azzeccato da parte dei miei genitori, perché oltre ad essere un regalo che tra mille virgolette rappresenta proprio il periodo della mia vita in cui sto entrando, anche esteticamente come ricordo sicuramente sarà una cosa meravigliosa. Da una mia amica ho ricevuto un profumo di un brand che non conosco molto bene, infatti si chiama By Kilian. Probabilmente qualche maniaco di profumi più ossessionato di me lo conosce, però lei mi ha detto che questa fragranza le ricordava me e che sicuramente mi sarebbe piaciuta. Infatti il nome è Love Don't Be Shy, credo che si chiama così, e la confezione è semplicemente splendida, cioè secondo me esteticamente molto minimal ma molto molto bello. Eccolo qua il mio nuovo amore, e questa fragranza la sto utilizzando un sacco in questo periodo perché è super dolciosa, gourmand, caramellata, e credo che questo sia il motivo per cui mi piace così tanto, ragazzi, è buonissimo. Questo brand non l'ho mai visto nelle profumerie perché bisogna andare tipo nei posti un po' più specifici, tipo profumerie di nicchia, però se avrete la possibilità di annusare mai questo profumo fatelo, perché secondo me almeno su di me si apre in maniera super dolciosa, molto buona, che mi verrebbe quasi di mangiarmi da sola. Altri due profumini che mi sono stati regalati sono questi qua di Nobile 1942, un brand italiano che fa delle fragranze pazzesche, che sono di nicchia ma raga sono buonissime. Il primo è La Danza delle Libellule ed è l'edizione ancora quella vecchia, perché da quello che so questo brand adesso ha cambiato un po' le confezioni, e io lo volevo tantissimo, cioè la persona che me l'ha regalato, anzi le persone perché sono stati i genitori di Stefano, sapevano in qualche modo misterioso che io lo volevo veramente tanto, e raga voi non potete immaginare, a parte che esteticamente è la cosa più meravigliosa del mondo, è super vintage, un po' retro, ma anche la fragranza, se vi piacciono delle fragranze dolci, profumi un po' gourmand, è buonissima perché sa di torta alla mela, super dolciosa, molto caramellata, tutto quello che io amo praticamente, e io adoro follemente questa profumazione, tant'è che da quando l'ho ricevuta l'ho già utilizzata un bel po', anzi la sto utilizzando tutti i giorni, e ovviamente la confezione è qualcosa di straordinario. E il secondo profumo è La Stanza delle Bambole, che mi è stata inviata dal brand, cosa che mi ha fatto sentire molto onorata, ed è un'altra fragranza che era molto interessante nel
nella mia wishlist. E io non so cosa dire sul pack, perché secondo me è la cosa più incredibile, cioè è fatto proprio molto molto bene, super curato. Ed ecco il nostro flaconcino. Fra l'altro queste fragranze sono pesantissime, cioè si sente che proprio sono di super qualità, perché sono proprio pesanti. Comunque questo profumo mi sa letteralmente di giocattoli di mia mamma, che mi dava da giocare quando ero piccolina. Non so se avete capito cosa intendo, ma comunque è una profumazione molto specifica, non piacerà sicuramente a tutti, però anche questa, se ne avete la possibilità, è da provare, perché io me ne sono innamorata, mi piace un sacco e anche lui l'ho già utilizzato un pochettino. E questo profumo fa parte di un'edizione particolare, infatti sul tappo ha questa immagine di due volti molto misteriosi. In occasione del mio compleanno ho ricevuto questi due nuovi gioiellini, che sono veramente qualcosa di spettacolare, quindi ringrazio veramente tantissimo sia il brand che i genitori di Stefano per questo magnifico regalo. Stefano invece mi ha regalato quest'anello qua di Swarovski, che in realtà sto già indossando, è pieno di questi swarovskini, credo che si chiamano così, ed è magnifico, anche se ci eravamo messi d'accordo di non fare i regali di compleanno, in quanto abbiamo deciso di farceli quando avremo ricominciato a viaggiare, comunque saremmo andati in un posto speciale, ma lui ha comunque deciso di farmi questo pensierino e ne sono rimasta molto molto contenta, anche perché il secondo pensierino che mi ha fatto sono un paio di orecchini. Questi me li ha presi un po' a caso tra virgolette, perché li volevo comprare io, ma siccome eravamo insieme lui ha detto che voleva regalarmeli, quindi anche questo è stato il regalo di Stefano. Loro sono molto molto piccolini, molto graziosi, super minimal, e ogni tanto mi piace non andare a riempirmi di tutti gli orecchini, ma di portare magari qualcosa di super minimal, che sarà appunto magari il punto centrale del mio outfit, che doni magari un po' di luminosità al mio viso. E questi orecchini sono semplicemente perfetti, sono spettacolari e non vedo l'ora di avere una serata, un'occasione per uscire e poterli mettere, perché li ho presi proprio, anzi non è che li ho presi, li ho pensati proprio come orecchini da sera per qualche serata elegante, come magari un appuntamento oppure San Valentino. Quest'anno purtroppo è andata così, ma io veramente ho tanta fiducia per tante altre occasioni. Lui e la Fede invece mi hanno fatto un regalo molto speciale, ovvero un anello che mi piace tantissimo, ragazzi, ma ho dovuto fare il reso perché era troppo piccolino, e vi metto qui la foto. Nemmeno io conosco le mie taglie, quindi era una cosa abbastanza difficile da capire, ma non vedo l'ora che mi arrivi quello nuovo con la taglia giusta, perché è semplicemente meraviglioso e non vedo l'ora assolutamente di metterlo, e ringrazio lui e la Fede. Continuiamo con Swarovski, perché un'altra personcina mi ha regalato questo tennis, non so se è un tennis, diciamo che è tipo un doppio tennis, è super piccolino, molto femminile, sicuramente lo porterò come braccialetto da tutti i giorni insieme a questo qui, e anche lui è troppo troppo carino, e mia mamma ne ha uno molto simile, quindi così facciamo le gemelle. Ve l'ho già fatte vedere, però ho ricevuto anche due candele, la prima è questa qua di Diptyque, che si chiama Figui, così. Questa candellina e anche l'altra mi sono state regalate dai miei amici per il mio futuro studio, che non so quando finirò, perché in realtà i miei mobili dell'IKEA non è che non arrivano, hanno sospeso tutte le spedizioni nella mia regione, quindi devo ancora vedere un pochettino, però comunque per non aspettare sicuramente le metterò un po' sparse in camera mia. Queste qua di Diptyque avevo postato delle foto da Pinterest sul mio Instagram, e così i miei amici hanno capito che cosa avevo bisogno nella mia vita, probabilmente da sola, non so se le avrei mai acquistate perché questi un pochettino, però sono un gioiellino, ovviamente se ci sono le possibilità economiche da avere nel proprio arredamento, altrimenti fate come Ox, che ha comprato le candele da Zara Home, che sono altrettanto belle. Eccola qui la mia nuova bimba, e come potete vedere c'è una grandissima somiglianza con quella di Zara Home, però ovviamente nel prezzo questa costa molto di più rispetto a quella, ma esteticamente secondo me non cambia tantissimo. Certo, questa è di Byredo, se volete fare delle foto super aesthetic è perfetta, perché sono queste le candele che si utilizzano, però come arredamento anche quella non è assolutamente male, lo sto dicendo proprio per darvi una soluzione più economica, perché so che una candela del genere non costa tanto ed è semplicemente una candela. Ma comunque ripeto che sono super grata per ogni singolo regalo, anzi grazie tante ai miei amici che riescono a prestare così tanta attenzione. Questa qua si chiama Bibliotheque, credo che si pronunci così, e sa di una biblioteca antica, raga, ve lo giuro, non so come sia possibile, ma ha un profumo
molto particolare che sa di libri, sa di non vecchio, però avete presente quando la carta tipo dopo anni ha quel odore un po' particolare? Ecco, la stessa cosa, e a me personalmente piace da morire. Mi stava sfuggendo un altro profumo che si chiama Lille Fleur, e questa è una fragranza che mi ha sorpresa perché non avrei mai detto che potesse piacermi, invece dopo averla provata un paio di volte stranamente mi è piaciuta un sacco ed era uno dei profumi che io volevo, nel senso che esteticamente come boccettina mi piace un sacco per fare le foto details oppure le riprese, e qualcuno ci ha pensato al posto mio regalandomi questa fragranza qua che davvero mi ha sorpresa, raga, perché sa di un fiore acquatico super buono. Per la primavera secondo me è il top, infatti non vedo l'ora di utilizzarlo, di uscire, di poterlo indossare. Adesso passiamo ai miei autoregali. C'è da dire che sono comunque delle cose importanti che ho comprato nel tempo, non da un giorno all'altro, e soprattutto una che è la cosa che volevo di più in assoluto durante tutto quest'anno, infatti l'ho presa a novembre del 2020, ma poi vedrete tutto quanto. Iniziamo con il cappellino di Acne Studios, che è super super semplice, cioè la cosa più banale e semplice del mondo, ma io avevo bisogno di un cappello e quindi ho scelto questo qui di Acne Studios, anche perché il cappello lo utilizzo durante tutto l'inverno. La cosa particolare di questo cappellino è la faccina, sapete che Acne Studios ama mettere queste faccine che rappresentano appunto i loro cappelli, ci sono di un sacco di colori, io l'ho preso super basico perché più di nero non so cosa possa essere di basico. Sulla mia testa è un po' grande, però mi piace un sacco e io lo volevo da un sacco di tempo, non so perché non l'ho mai preso, usavo sempre quello di Carhartt che una volta andavano tantissimo, poi ho detto basta, prenditi sto cappellino così ti levi, come si dice, lo sfizio. Un altro mio autoregalo, in realtà non sono autoregali ma sono autoregali perché li ho comprati sotto il mio compleanno, sono stati questi occhialini qua di Versace nel colore bianco, non mi ricordo come si chiama il modello, però la cosa più bella di questi occhiali oltre al colore bianco che io cercavo è che non mi stanno male, perché solitamente gli occhiali mi stanno tipo o troppo grandi o troppo piccoli o troppo storti, e quindi è sempre difficile trovare per me un modello perfetto, e loro li volevo già prendere l'estate scorsa, semplicemente non si trovavano da nessuna parte, poi su uno dei miei soliti siti ho trovato l'offerta e quindi ho voluto prenderli e non me ne pento assolutamente. Un altro mio autoregalo tra virgolette è stato l'iPad e basta, quello iPad. Non so assolutamente il modello, però come sapete ne ho regalato uno a mia mamma che lo voleva da tantissimo tempo, io non ci facevo neanche caso all'iPad, cioè secondo me era una cosa in più da avere, però avendo avuto il computer e il telefono, cioè non è che mi serviva per fare delle grandi cose, invece è stata letteralmente la rivoluzione per me, sia per la scuola di moda che per lo studio in generale, e probabilmente vi farò un video dedicato in cui vi spiegherò un po' per quale motivo ho deciso di prenderlo, anche se mi pento amaramente di non averlo preso a settembre, perché durante quest'anno poteva rivelarsi non utile ma di più, però ho rimediato questa cosa e fondamentalmente l'ho preso appunto come ho già detto per lavoro, studio e basta, stop, quindi lo aggiungo nei miei regali di compleanno perché appunto ho avuto il buono, però per il resto è stato un po' un acquisto non pianificato che in queste 2 settimane di utilizzo si è rivelato davvero la cosa più utile del mondo. Ora arriviamo all'autoregalo più grande in assoluto, che ovviamente è il mio autoregalo che ho preso appunto a novembre, ed è una borsa di Dior. L'ho presa 2 mesi prima del mio compleanno perché da Dior ci sarebbe stato l'aumento dei prezzi tipo gennaio/febbraio e quindi non volevo rischiare di pagare ancora di più di quello che costa, infatti quell'aumento c'è stato e ho voluto prenderla direttamente a novembre, e posso dirvi con certezza che sono stata la persona più felice del mondo. Mi è arrivata infatti in questa scatola qua che è quella natalizia di quest'anno, e la borsa che ho scelto ce l'ho già fuori, non la spacchetterò con voi perché ovviamente durante il mio compleanno è stata la prima cosa che ho spacchettato, visto che ho dovuto aspettare per 2 mesi senza toccarla, senza guardarla, senza indossarla ovviamente, ed è la 30 Mountain Bag di Dior in questo colore nero che è super classico. In realtà molti di voi se lo già aspettavano perché come avete visto durante tutto quest'anno l'unico colore che ho evitato nelle borse era proprio nero, perché volevo una borsa super classica da indossare tutti i giorni, e la mia borsa perfetta era lei, quindi la 30 Mountain Bag di
Dior che io amo follemente ed è la più grande soddisfazione personale che ho raggiunto finora, credo. No, non è vero, ci sono delle cose più importanti, ma comunque non potete capire quanto io sia felice di averla. Nel tempo crescono, acquisiscono del prezzo, quindi fra 3, 4, 5, 10 anni potrei rivenderla anche al doppio, non so, però comunque non è una cosa su cui ho puntato, ma sicuramente è una cosa di cui tenere conto. Io non credo di rivenderla mai perché è veramente un pezzo talmente basico che anche fra 10-15 anni sarà ancora perfetta da indossare, quindi nulla. Sono molto felice e ragazzi, l'unica cosa che vi posso dire è di non smettere mai di lavorare sui vostri sogni perché vi porteranno delle soddisfazioni enormi. E non mi riferisco solamente alle cose materiali perché questo è il mio premio dopo un anno di lavoro sui miei obiettivi che mi ero posta nel 2020 al mio compleanno. E nulla, penso di aver parlato di tutto quanto. Spero veramente tanto che questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere qual è stato il vostro regalo preferito, se avete già provato qualcosa, se mi consigliate qualcosa. Mi piace sempre scambiarmi dei consigli con voi e nulla, io vi saluto e noi ci vedremo molto molto presto in un prossimo video. Ciao ragazzi!